Buongiorno a tutti e benvenuti, buona settimana e buon mercoledì, sono Claudia e oggi ci troviamo qua come ogni mercoledì per il nostro approfondimento storico ed oggi è il momento del numero 7, quindi del bastione San Marco. Volevo ricordarvi il nostro servizio di audioguide che potete vedere qua, che è attivo in quattro lingue, italiano, inglese e tedesco e il dialetto veneto con la fantastica voce di Roberto Pugliero. Questo servizio vi permetterà di godervi la vostra vacanza peschiera del Garda, ma di mettergli un brio all'interno, quindi di ascoltare la nostra storia, perché davvero a Peschiera del Garda di storia ce n'è tantissima. Non soffermiamoci solo al bel paesino, andiamo un po' più nel profondo e scopriamo da dove arriviamo, quindi le nostre origini. Vi daremo in dotazione, se passerete a trovarci all'info point di Peschiera del Garda, questa mappa bellissima, con la quale potrete seguire l'itinerario numerato e potrete insomma ascoltare tutte le nostre informazioni in tranquillità. Oggi ci troviamo qua per il Bastione San Marco. Allora, dopo questa semplice salita ci troveremo sul Bastione San Marco. Il Bastione San Marco è uno dei 5 bastioni di Peschiera del Garda ed è il più alto della fortezza. Da qua, come potrete vedere tra poco, si apre una vista splendida da cui i veneziani potevano controllare tutta la zona, perché veramente da qua si ha il dominio di tutto ciò che succede attorno. Guardate un pochino. Siamo stati fortunati perché durante la gestione italiana dei bastioni il bastione San Marco faceva parte complementare della caserma cacciatori, quindi della caserma di artiglieria, e quindi per questo non è stato soggetto alle deturpazioni che avvenivano in quel tempo, quindi ai furti, perché era ben controllata da diverse guardie e quindi si è mantenuto in quasi ottimo stato, altrimenti nel giro di un mese l'avremmo praticamente perso per tutti i piccoli furtarelli che sarebbero avvenuti insomma in quel tempo. Comunque il Bastione San Marco, come abbiamo detto, è il punto più alto della fortezza. Da qua riusciamo a vedere veramente tutta la nostra zona. Abbiamo a sinistra, possiamo intravedere la penisola di Sirmione e di seguito c'è Desenzano, Manerba, Salò, quindi abbiamo tutto il Basso Lago. In questa direzione abbiamo la Zise, il Bardolino, Garda e quindi tutto l'Alto Lago. Davanti a noi abbiamo il Monte Baldo, riusciamo a vederlo anche abbastanza bene oggi. Ricordo sempre che andando a Malcesine con la funivia si può arrivare fino sulla cima, che è spettacolare, sia d'inverno che d'estate. E in quella direzione abbiamo Verona e quindi la stazione di Peschiera del Garda. Qua sotto possiamo vedere il canale mercantile e il lago di Garda. Allora, camminando sul bastione San Marco, alla nostra sinistra abbiamo un'altra visuale, quindi si apre la visuale sull'isolotto del Mandracchio, che è un isolotto ad uso comune carinissimo. Abbiamo la vista sulla cortina del bastione Cantarane, dove all'interno c'è l'ex carcere militare. Dietro l'isolotto possiamo vedere la postazione fissa di pesca. Pensate che centinaia di anni fa questo canale era pieno di questo tipo di postazioni. E poi insomma da qua si intravede la ciclabile, che da qua arriva fino a Mantova percorrendo tutto il Mincio, che è una cosa bellissima da fare se venite a Peschiera del Garda. Ma secondo me la cosa più importante è dirvi insomma che qua nel periodo scalisio la Peschiera era presente un castello molto bello. Il castello si chiama la Rocchetta Scaligera, similissimo al castello di Sirmione o a quello di Lazise. Si trovava esattamente là dove vedete quel gran cespuglio all'interno del bastione Cantarane. Purtroppo al momento non è più presente questo
castello, perlomeno non completamente, perché quando sono arrivati i veneziani hanno deciso di spianare la parte alta del castello per costruire le cinta murarie, e in seguito anche gli austriaci hanno deciso di distruggere altre parti per costruire dei punti di attacco per difendere, insomma, il nostro bel paese. Quindi al momento sono presenti solo le fondamenta del castello, che è bellissimo, io l'ho visto e spero che a breve sia possibile per tutti visitarle. L'ultima cosina che vorrei farvi vedere da qua: nell'acqua c'è un cartello e vedete, oggi si vede anche abbastanza bene, insomma, potete vedere delle basi a pelo d'acqua. Quelle sono le basi del Ponte Belgioioso. Il Ponte Belgioioso era un ponte similissimo al ponte di Castelvecchio di Verona ed era praticamente l'unica via di fuga del castello ed era il collegamento tra il castello e la terraferma. Però quando poi si è deciso di costruire la fortezza, quindi le mura, questo ponte purtroppo è stato distrutto, ahimè, quindi adesso possiamo vedere solo le basi. Pensate quanto era bello il nostro castello, la nostra Rocchetta Scaligera, che anche quando Dante Alighieri arriva da Verona ne rimase sorpreso, ne rimase colpito e decise di nominarlo all'interno della Divina Commedia. Secondo me è una cosa molto importante da ricordare, che siamo stati veramente importanti nella storia. Con questo vi saluto, vi auguro un buon mercoledì, una buona settimana, vi aspetto per il prossimo approfondimento storico e venite a Peschiera, che è splendida, guardate che acqua, guardate che vista, e non dimenticate che siamo un fulcro di storia. Buona giornata, arrivederci.